Amiche e amici, bentrovati dalla vostra Bruna Malaguti che, visto il periodo, si adegua e vi propone l'oroscopo. Sì, siamo alla fine del 2015, inizio 2016, quindi tutti quanti noi siamo curiosi di vedere che cosa ci riserva il nostro prossimo futuro. Che ci crediate o meno, non ha importanza. Ho deciso di condividere con voi, appunto, un oroscopo relativo a tutti e 12 segni zodiacali. Vediamo se poi alla fine del 2016 ci ritroviamo e ci raccontiamo se le cose sono andate veramente così. Incominciamo col primo segno, l'Ariete. L'Ariete si godrà il solido e tenace trigono di Saturno per tutto l'anno. Sarà un transito di grande aiuto, soprattutto quando Giove passerà in opposizione dalla Bilancia e con la complicità di Plutone in quadratura, potrebbe creare tensioni ed imprevisti, specie di natura economica. Sei e sarai in una fase di cambiamenti profondi che riguarderanno parecchi settori della tua vita. Nonostante queste difficoltà, vedrai che potrai migliorare e andare avanti. Il toro potrebbe essere molto concentrato sul lavoro, denaro, guadagni, benessere. Tuttavia, anche nei più materialisti tra di voi potrebbe farsi strada un'esigenza diversa, qualcosa che assomiglia ad un'aspirazione spirituale, al desiderio di introspezione, di avere risposte a domande universali, ma che riguardano anche te. E poi all'improvviso ecco che arriverà l'amore e più nulla sarà come prima. I gemelli potrebbero iniziare l'anno lamentandosi, i soldi che non bastano, gli obiettivi che sembrano lontani e che fatica sbrigare gli impegni quotidiani tra lavoro e famiglia. Su, non sarà questo l'atteggiamento giusto per contrastare i fastidi stellari e sfruttare i favori del cielo. Pazientate fino a settembre. Giove vi aiuterà a rimettervi in carreggiata e recupererete alla grande per benessere, lavoro, denaro e famiglia. Il cancro si dividerà tra i favori di Giove in Vergine e Nettuno, in Pesci e i dispetti di Urano e Plutone e Giove in Bilancia. Le stelle ti consigliano impegno duro e continuato fino a settembre, con la fortuna a favore e parecchie possibilità in arrivo. E poi, da ottobre in poi, di rimanere alla finestra, aspettando di vedere che accadrà e mantenendo calma e fiducia. Il leone ruggirà dal principio alla fine di questo 2016. Saturno e Urano in trigono potrebbero portarti lontano, aiutarti a raggiungere obiettivi importanti nel lavoro, in ambito sociale o familiare. Sarà un anno splendido che potrebbe regalarti anche ottime occasioni economiche, specie da fine settembre in poi, quando anche Giove si unirà al coro dei favori astrali. La Vergine potrebbe fare o avere di più? Come? Dovrà imparare ad avere fiducia in se stessa, nelle sue qualità, a nutrire meno timori e rancori. Giove nel segno potrebbe aiutarti in questo senso, ma Nettuno in opposizione e Saturno in quadratura faranno di tutto per farti perdere la bussola. Tu resisti, Plutone sarà con te, ma dovrai eliminare dalla tua vita quello che non serve tra abitudini e persone. Se lo farai, sarà un anno utile e prezioso. Bilancia, Saturno sarà un ottimo aiuto per te. Ti renderà solida, tenace, razionale e ti aiuterà a contrastare gli effetti destabilizzanti di Urano e Plutone. A settembre, Giove sbarcherà nel tuo segno. Potrebbe essere il tuo anno. Di sicuro i riflettori astrali saranno puntati su di te, mantenendo in risalto pregi e difetti. Accetta i primi e affronta per risolverli i secondi. Lo scorpione finalmente potrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Bisogna dire che voi, cari amici, spesso amate andare controcorrente e anche nell'oroscopo, stelle favorevoli o meno che ci siano, riuscite spesso a fare di testa vostra, in barba ai transiti.
Quest'anno, sotto lo sguardo di Giove, Nettuno e Plutone, sarete dolci, passionali, sensuali. Chissà, forse penserete solo all'amore e dimenticherete vendette e rancori. Il Sagittario andrà al trotto nella prima parte dell'anno, poi aumenterà il ritmo e galopperà verso gli obiettivi che gli stanno più a cuore. Saturno è nel vostro segno e nella prima parte dell'anno avrete Giove contro, pianeti che vi metteranno addosso qualche dubbio, complice anche Nettuno. Crescerete, imparerete ad affrontare le incertezze e con l'aiuto di Urano e dello stesso Giove, ma in bilancia, otterrete grandi risultati. Il Capricorno sa che dovrà impegnarsi e sfruttare fino in fondo i favori di Giove. Glielo hanno rivelato Nettuno e Plutone favorevoli, che esalteranno fiuto e intuito per tutto l'anno. Urano invece potrebbe creare qualche intoppo o imprevisto, specie da settembre in poi, quando anche Giove sarà teso. Ma ormai, se va tutto liscio, nemmeno ti diverti più. Per te grandi novità, grandi trasformazioni, grandi amori e anche forse qualche grande rinuncia. La vita è così. L'Acquario godrà di un anno splendido, riuscirai a sistemare vecchie faccende in sospeso, chiuderai i conti con il passato e ti godrai il futuro, ricco di magnifiche prospettive. Sarà un 2016 splendido per realizzare molti dei tuoi obiettivi. E infine i pesci inizieranno l'anno con il fiato corto, affaticati e desiderosi solo di riposarsi sotto una palma senza pensare a niente. Su, coraggio, potete farcela e ce la farete, anche se Saturno in Sagittario e Giove in Vergine vi faranno vivere ogni situazione con un senso opprimente di stanchezza e fatica. Chi vi aiuta? Nettuno, fonte di intuito e ispirazione, e Plutone, garante di tenacia e forza. Cari amiche e cari amici, le sorprese per questo 2016 sono molte, moltissime. Mi raccomando, vivetelo bene, vivetelo alla grande, vivetelo in serenità. Ve lo augura la vostra Bruna Malaguti con tanto affetto e venitemi a trovare spesso nel mio sito www.brunamalaguti.it. Vi aspetto. Ciao, felice 2016!